Significato raptor, rapace, predatore, colui che ruba cibo ad altri predatori per avere sempre carne fresca. Ma quanto sono carico per questo test drive? Buongiorno a tutti amici di Drive Zone Italia, oggi al volante del Ford Ranger Raptor 2019, equipaggiato con un bel motore a 4 cilindri turbo diesel, anzi biturbo diesel, 2 litri di cilindrata da 213 cavalli e ben 500 newton per metro di coppia. Il Raptor è una vecchia conoscenza per tutti quelli che seguono la pagina Instagram e il canale YouTube da più tempo, perché vi ricorderete che sono stato ospite al Gamescom di Colonia, nello stand di Ford Europa, dove ho potuto ammirare in anteprima e il giorno successivo provare in fuoristrada il nuovo Raptor. Infatti le immagini che vedete di sottofondo con il Raptor blu sono state registrate dalla mia GoPro nelle foreste e nei boschi di Colonia. Perché proprio il Gamescom? Perché prendo spunto per ricordare a tutti quelli che si divertono guidando sui simulatori di guida che Ford è attualmente alla ricerca di piloti da inserire nel proprio team. Quindi digitatevi Fordzilla su Google e provate ad andare a correre per Ford nei campionati virtuali in giro per il mondo. Ma torniamo a noi, che cos'è il Ranger Raptor? Animale da fuoristrada, 5,40 m di lunghezza, una larghezza pari a quella di una Lamborghini Aventador, 2550 kg a secco, 650 kg di portata nel cassone, che tra l'altro misura 1,60 m x 1,60 per tutti gli addetti ai lavori, e ben 2 tonnellate e mezzo di capacità di traino. Perde un po' di portata e di capacità rispetto al Ford Ranger normale, perché gli ingegneri Ford su questa versione preparata e elaborata da Ford Performance hanno deciso di eliminare le balestre sull'asse posteriore, che ora sono dedicate esclusivamente al Ranger e magari al Transit, e hanno sostituito le sospensioni con una soluzione multilink. Oltre a questo troviamo un assetto composto da ammortizzatori Fox, che per chi si intende un po' di gare in fuoristrada e sterrato non sarà un nome sconosciuto. È un brand leader nella produzione di componentistica dedicata al fuoristrada più performante. Dovete immaginarvi questo Raptor su due contesti, quello stradale che lo fa sembrare un'auto fruibile, ma per chi lo utilizza sarà facile abbinarlo ad una bestia chiusa in gabbia, e per chi invece ne vuole fare un utilizzo corretto e più affine sicuramente si può pensare ad un contesto fuoristradistico molto impegnativo, limitato ovviamente soltanto dalle dimensioni del mezzo. L'esperienza in strada è assolutamente positiva, troviamo appunto un assetto morbido che rende la vettura inarrestabile in tutti i contesti, quindi marciapiedi, particolari aiuole, ostacoli che tutti i giorni troviamo sulle nostre strade vengono affrontati assolutamente con arroganza dal nostro Raptor, avendo anche degli pneumatici con spalla da 70, quindi un bel salsicciotto. E nonostante le generose dimensioni, vi devo dire che mi sono abituato molto velocemente alla guida super rialzata. Vi troverete ad ogni semaforo a sovrastare tutte le altre auto intorno a voi, anche se sono SUV di grosse dimensioni, sarete comunque i più grossi. Un occhio di riguardo è stato dedicato a Ford per il comfort di viaggio, perché si viaggia sempre molto comodi, lo spazio è molto ben distribuito per tutti gli occupanti a bordo, è stato integrato un sistema dalle casse audio che riduce tutti i rumori provenienti dall'esterno, un po' come il sistema di riduzione attiva del sound che hanno alcune cuffie moderne per l'ascolto della musica. Questo per dirvi che è un'ottima auto per viaggiare tutti i giorni. Lo sterzo è comunque molto demultiplicato, come deve essere tipicamente su un fuoristrada, però sempre molto ben gestibile. Troviamo un cambio a 10 rapporti, un vero cambio automatico con convertitore di coppia. È un po' spugnoso nell'utilizzo stradale, ci si aspetterebbe una fluidità maggiore nel
cambio marcia, ma dobbiamo puntare il focus sulla parte fuoristradistica. Oltre a questo troviamo un motore che inizialmente si potrebbe pensare non essere all'altezza del nominativo Raptor, ma vi devo dire che per un utilizzo quotidiano e anche per un contesto europeo e soprattutto italiano, Ford non poteva adottare una soluzione migliore. Abbiamo 500 Newton per metro di coppia già disponibili a 1750 giri. Vi garantisco che premendo il gas comunque con decisione, o meglio mettendo addirittura la vettura nella modalità sport, si viene coinvolti in una spinta assolutamente dignitosa. La dinamica del mezzo sul misto veloce ovviamente è quello che è, ma se dovete fare un sorpasso non ci sarà alcun tipo di problema. Curiosa la scelta dei tecnici Ford, che hanno deciso di applicare al motore dei turbo in maniera sequenziale, non parallela. Questo per farvi capire che comunque il focus del Ranger Raptor è assolutamente sbilanciato sulla prestazione in velocità fuori stradistica. Vuole essere usato in fuoristrada e vuole essere usato in fuoristrada velocemente. Come vi ho detto all'inizio del video, ho avuto modo di portarlo nei fuoristrada in periferia e nella zona esterna di Colonia e devo ammettere che si è rivelato un mezzo assolutamente eccezionale, ragazzi, eccezionale. Nei percorsi fuoristradistici, incredibile il feeling che riesce a darvi, che riuscite a stabilire con l'auto, anche grazie al passo lungo. Le reazioni sono sempre molto dolci, molto prevedibili. Il cambio a 10 rapporti nel contesto fuoristradistico consente di mantenere il veicolo sempre in coppia, avrete sempre spinta, sempre forza. Se non vi bastasse la sola trazione posteriore, potete inserire le quattro ruote motrici. Se non vi bastassero le sole quattro ruote motrici, potrete inserire le quattro ruote motrici con rapportatura ridotta. Se le quattro ruote motrici con rapportatura ridotta non dovessero essere sufficienti, potete premere il vostro bel bottoncino sul tunnel centrale e bloccare il differenziale al posteriore. Questo vi consente di affrontare bene o male qualsiasi tipo di ostacolo e pericolo nel mondo dell'off-road, come vi ho detto, limitati solo ed esclusivamente dalla massa dell'automobile. Nel contesto fuoristradistico lo sterzo diventa perfetto. L'assetto, grazie all'ampia escursione degli ammortizzatori, vi consente di filtrare tutti i tipi di asperità ed ostacoli. C'è un'ottima visibilità in tutte le direzioni. Il posteriore è la parte un po' più carente, ma la retrocamera vi consente di vedere dove state andando anche in retro. Mi sarei aspettato qualcosa di più forse dall'impianto frenante, che è un buon impianto frenante, purché venga premuto il pedale del freno con decisione. La parte iniziale dell'escursione del pedale è abbastanza scarica, è abbastanza vuota. Personalmente me ne sono fregato altamente dei 10,5 secondi necessari per scattare da 0 a 100. Gli stessi 10,5 secondi credo siano il tempo necessario per innamorarsi del Ranger Raptor in fuoristrada. In tempi moderni l'ho apprezzata particolarmente perché è una di quelle auto con tanta personalità. Non vi nascondo che è una di quelle auto che vorrei tenere nel mio garage. Il senso di inarrestabilità e di assoluta potenza che vi trasmette su strada è qualcosa di incredibilmente appagante. Buona la qualità degli interni, e coppelle e plastiche di qualità assolutamente dignitosa. Il Sync 3 famoso di Ford è stato integrato nella plancia con uno schermo da 8 pollici che presenta tutte le classiche comodità dei tempi moderni, dalla radio DAB alla navigazione, al supporto per Apple CarPlay, quindi vi potete utilizzare il vostro buon Google Maps nei trasferimenti. L'impianto audio di serie suona assolutamente in un modo eccellente e tutte queste comodità possono essere facilmente godute da 5 occupanti che stanno abbastanza comodi a bordo, soprattutto se la loro altezza non supera il 1,90 m. Semplice ma ben fatto il computer frontale, che vi consente di selezionare una delle 6 modalità di guida, passando da strada, sport, fango, erba, rocce ed arrivando fino alla modalità Baja, la modalità più affine al fuoristrada, che utilizza la sola trazione posteriore, che va a ottimizzare la risposta dello sterzo e la risposta
del gas. Consumi, prezzi e difetti particolari. Ragazzi, ricordatevi che stiamo parlando di un mezzo da 2 tonnellate 6 a secco quasi. Vi devo dire che dopo una settimana di utilizzo il mio consumo è di 8.2 litri per 100 km, ricordandoci che non è un mezzo che vi porta a correre su strada. Non vi dico che è un veicolo lento, ma è una vettura che vi porta ad essere goduta soprattutto ad andature da passeggio. I cavalli ci sono, la potenza c'è, ma nella mia testa va utilizzata soprattutto nella parte fuoristradistica o magari in strada in situazioni di emergenza o di sorpasso. Se comunque questo appunto non dovesse bastarvi, vi dico che andando a premere un po' più a fondo sul gas i consumi scendono tranquillamente sotto i 10 km al litro, ma è ovvio. Parlando di prezzi, il Raptor viene venduto in Italia a circa 63.000 euro, poiché offre delle soluzioni che sono uniche attualmente nel mercato italiano dei fuoristrada trasformati a pick-up. Potrete pensare a qualsiasi veicolo, ma attualmente il Ranger Raptor non ha competitor diretti sul mercato italiano. È un mezzo esclusivo e quindi si paga. Ed essendo pensato come mezzo da lavoro, consigliabile è l'immatricolazione come autocarro, comunque mezzo da mettere a reddito. Parlando di difetti particolari, difficile parlare di difetti su un'auto con così forte personalità. Vi ho citato i freni che potrebbero essere secondo me migliorabili. Potrei citarvi la gommatura dedicata BF Goodrich che nell'utilizzo stradale vi porta, soprattutto in caso di fondi scivolosi, a dover contrastare una marcata attitudine al sottosterzo, ma la trovo un comportamento abbastanza naturale per un mezzo con queste gomme, con queste dimensioni e con questo peso. Però comunque occhi aperti. Ultima cosa che potrebbe essere un'assurdità, però ho sentito la mancanza di un piccolo vero e proprio baule, magari con un fondo piatto e magari antiscivolo, dove poter stivare tutte le cose in modo che non vadano a spasso durante la guida stradale, spesso soggetta a fenomeni più o meno marcati di rollio. Ragazzi, questo è quanto. È un'auto che mi ha emozionato, assolutamente sì, ma ricordatevi che il vero Raptor va provato in off-road. Penso di avervi detto tutto. Un saluto da Dario di Drivezone Italia. Al prossimo video, al prossimo test drive. Ciao ragazzi! We'll be right back.